E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi siamo all'episodio capolavoro e come potete vedere dietro di me e anche dal titolo, perché sicuramente ci avrete cliccato per essere qui, parleremo di Harry Potter. E oggi me ne diranno tante. Perché? Non è vero. Andiamo avanti. Allora, come al solito, nell'episodio capolavoro andremo a confermare o non confermare il capolavoro. Però parleremo oggettivamente degli errori e delle cose belle, diciamo, e quindi di questo film che l'hanno reso tale. Allora, partiamo dalla trama. Ci sono un sacco di persone che sicuramente mi diranno: però nel libro non è così. Farò un video, anzi sicuramente l'avrò già fatto, in cui spiego come la penso sul fatto della differenza tra le opere del libro o del film. Comunque io oggi cancello totalmente quel video dalla mente, io giudico la saga cinematografica in quanto tale. Quindi non parlerò dei libri e non metterò in mezzo un cazzo di essi. Quindi la trama, in quanto trama, degli 8 film, secondo me, è ben fatta. Anche se, appunto, potete dirmi che ha delle cose, quello che vi pare, se si saranno inventati quello che vi pare. L'unica cosa che forse, quello che potreste dire è che gli ultimi due potevano non dividerli perché i doni della morte, ma secondo me, invece, non è stata una mossaccia. Perché comunque se la sono giostrata bene, non può non mancare il rutto, se la sono giostrata bene a riempire di roba il minutaggio di entrambi gli ultimi film. E c'è trama da raccontare. Vengono esplorate cose che non sono state esplorate negli ultimi film, vengono fatti anche dei flashback, assolutamente, è vero, quello che vi pare, però comunque, secondo me, ci può stare, serve. Anche perché dobbiamo sempre vedere che cazzo stiamo parlando di 8 fottuti film. Cioè, ci può stare, cazzo. Allora, secondo me, a livello di trama, in quanto livello cinematografico, è veramente difficile trovare degli errori in questa saga. Mi sforzo il più possibile. Ma io l'ho vista e rivista. E sinceramente non ne ho trovato nemmeno uno. Se, non lo so, mi potete scrivere nei commenti magari di rivedere qualcosa, perché può darsi che mi sia sfuggito quello che è. A livello di trama, a me sembra veramente perlomeno priva di buchi di trama. Quindi io do trama 10, assolutamente. A livello di personaggi, forse un pochino vorrei parlarne. Allora, ci sono alcuni personaggi in Harry Potter che secondo me vengono esplorati un po' troppo poco, e altri invece che vengono messi come protagonisti indiscussi che non è niente. E ok, capisco che insomma comunque il protagonista è Harry, quello che ti pare, però ci sono alcuni personaggi tipo Neville Paciok che io avrei esplorato di più. Comunque è una mia soggettività. A livello, sinceramente, di film, devo dire che ecco, questa cosa mi ha dato fastidio solo all'ultimo. Perché? Perché tu, comunque, mi fai spaccare Horcrux alla fine a destra e a manca da gente che mi hai introdotto come un personaggino così. E invece, poi, cazzo, beh, hai spaccato un pezzo di anima di Voldemort, non è che ti sei grattato il culo. Quindi, voglio dire, sei abbastanza importante. Sinceramente, io avrei voluto anche un'esplorazione un po' più ampia di Draco, perché molte volte, soprattutto negli ultimi, perché quando era bambino c'era sempre. Negli ultimi, non lo so, cioè appare tipo per essere bullizzato, quando dovrebbe essere lui il bullo. E
e preso per il culo. E fanno vedere solamente lui che fa tipo ogni 2 secondi e basta, nient'altro. Io darei un 9,5 proprio per essere cattivo. Andando avanti, l'obiettivo del film, cioè ragazzi, che cazzo vogliamo dire all'obiettivo del film? L'obiettivo del film era portare un fantasy per ragazzi che appassionasse generazioni, che ci sono riusciti al 100.000%, anzi ci sono riusciti forse un po' troppo, e in, come posso dire, in prossimità di quella roba che stanno facendo del nuovo Harry Potter che uscirà, e anche del merchandising che va avanti della Rowling, io posso dire che beh, a quel livello ci sono ma arrivati tantissimo, anzi forse appunto un po' troppo, perché adesso si stanno rovinando con una marea di prodotti che sono volti solo alla merda. Cioè io non so se voi avete visto, avete letto la trama del seguito di Harry Potter di quando lui è grande e ci sta tipo il fio, ma ragazzi, cioè io forse ci farò un video sopra. Vi dico solo che secondo me la Rowling, prima di scrivere quella roba, ma si è spaccata del brutto. Cioè, non so quanto crack si è fumata. 10. Assolutamente 10. Prima di dire il voto finale, voglio fare qualche osservazione. Allora, innanzitutto, è inutile dire che a livello cinematografico, Harry Potter ha quella cosa che, come posso dire, ti fa sempre ridiventare bambino. Ha quella magia veramente dentro, che non è solo un fatto di magico a livello, è proprio come te la raccontano. E a quel livello, secondo me, devo fare i complimenti. Perché funziona tuttora, tutte le volte che lo riguardi, che guardi la prima volta che arrivi ad Hogwarts e vedi tutte quelle lanternine con le barche, stai lì e fai, mamma mia che bello, sborri proprio. Quella scena, per dirvi, è tipo wow, ma pure il treno, ma pure, cioè tutto spruzza magia da tutti i pori. Questa è una precisazione che volevo fare. L'altra precisazione è, ragazzi, se mi rompete il cazzo con il fatto di è now che Harry Potter è meglio del Signore degli Anelli, allora io vi gonfio di ma che cazzo dite? Ok, alla fine diventa un po' più maturo e quello che cazzo vi pare, ok, alla fine, ok? Ma è sempre un fantasy per ragazzi, è sempre, come posso dire, c'ha quella magia che si racconta nelle favole, capito? Invece il Signore degli Anelli è un'epicità, è una cosa diversa, ma poi ne riparleremo. Io confermo assolutamente il capolavoro, perché non c'è altro da fare con una saga riuscita come questa, e ci vediamo al prossimo video in cui doppierò qualcosa di Harry Potter.